so, sto bene, sono a posto, sono veramente, veramente felice. Ecco, finalmente, siamo tutti felici. Ma io non sono affatto felice. Ma di dividere questa stanza con tutti? Per l'amore del cielo, David, cosa sta succedendo? Per ora nulla di particolarmente interessante. Una mattina tranquilla. Ma come può stare da questa finestra che è caduta? E la tua conferenza dovrebbe cominciare. Adesso capisci. Vado! Spero, padre, che guarisca presto della sua botta e dei suoi emorroidi. Ma sei riuscito a trovarlo suo padre, poi? Sì. Che sollievo. Ma non posso dirle chi è. Io posso dirlo. È un telefono. Mi merito un premio, vero? Sì, che te lo meriti, un premio! Il dottor Bogli è tuo padre? Io non volevo dirglielo, ma guardi il profilo. Ma c'è una spiegazione. Ma perché non andate con Pietro alla polizia? Sì, alla polizia. Andiamo, mamma. Mamma? Ma credevo sua madre avesse avuto un tragico incidente con l'autobus 39, ma cosa è successo l'ultima volta che sono stata qui? Non ti preoccupi, il parroco le spiegherà anche questo. Beh, non lo chieda a me, lo chieda al parroco. Però c'è una cosa che mi lascia perplesso, ma l'autobus 39 non passa mica per il centro. Andiamo, papà, non ti dilungare. Leslie, non fare maleducato con tuo padre. Oh, io credevo che Leslie fosse il cane. Ma non ha più nessuna importanza, lo smeri, vedrai. E pensati, io che giù in Oclio, il mio stesso nome, Leslie. Ma è il signor Leslie, è lei? Certo, ci tengo. E i miei amici mi chiamano Bill, e sa perché? No. Perché il mio nome, signore. Il mio nome. Ma lei mi chiami pure, signora Presidente. Aspetta un momento. Ma quella donna strana col vestito a pua è la moglie di questo signore? Esatto. Aspetta un momento. Qual è la donna strana col vestito a pua? Quella che è andata via adesso. Quella è la mia moglie. E è venuta la stamattina. Veramente, ma credevo ce ne fosse andata tanti anni fa. Ma la donnina direi che ha letto molto bene. Aspetta ad augurare un bocca al lupo. Oh, ma come sta male questo qua? Facciamoci un esame, una lastra scopata, una sindrome guia, un eco. Ti chiedi di tuo figlio? Rosemary, forse è meglio che vai a dire la Drake, che ti tarderò ancora di 3 minuti. Ancora? Sì, senti, chiedilo più tardi. E le confidenze tra dottore e dottore sono segreti sacrosanti. David, saranno tutti lì che ti aspettano. Che accidenti racconto la lei, figlio? Che gli spagnoli stanno arrivando. Eravamo proprio sul punto di entrare nel taxi della polizia quando è stato chiappato da quei sergenti. Guarda che mentre usciva ha visto Leslie e la caposala lottare su condizioni della finestra. Adesso, secondo il sergente, Leslie potrebbe essere accusato per tentato suicidio, tentato omicidio. Ma tutti e due! E va bene, purché lo portino via da Sant'Andrea e lo portino al posto di polizia. No, lo tiene giù nella stanza di sicurezza e lo tiene lì finché non ha interrogato la caposala. La caposala? Sì, è il pronto soccorso. Sta aspettando che la rilascino, ha avuto una commozione cerebrale. Oh no, quella maledetta donna non avrà nessuna intenzione di scagionare Leslie, te lo dico io! Dobbiamo fare in modo che non venga mai interrogata la sergente! Ma come facciamo? Ci sto pensando, sto aspettando che venga l'ispirazione. Eccoci. Lì ci accolò. Credo che mi sia... Mi ha proprio messo a terra. Lei doveva essere la nostra eroina e io quello che entrava in scena con lei. Ma è lei mia moglie? No! Adesso sono entrata, vi guardo un attimo che qua c'è il corpo morto per il mio melodramma. Dottor Condoli. Sì, vecchia mia. Lei è un attore formidabile, soprattutto nei ruoli femminili. E infatti a qualcuno, qualche volta, sono anche riuscito a farglielo credere. Ma funzionerà. Giuberta, la necessità è la madre della creatività, ricordatelo.
Bene, senta, dottor Connolly, sa per caso dove posso trovare un uniforme da caposala? Un uniforme da caposala? Sì, credo in lavanderia. Ci vediamo in lavanderia tra mezzo minuto. Fantastico. Ma come fa a chiedergli di fare la parte della caposala? Ma è perfetto, dottor Connolly. Ha decisamente dei lineamenti femminili, no? Sì, ma con caratteristiche prevalentemente maschili. Ma cosa vuoi che capisca quasi argente quercia con una talpa? Quel dottore, è molto gentile da parte sua, eh? Stavo insegnato sto divertimento con me mia moglie. È la stanza di sicurezza. Sono il dottor Mortimer. Mi risulta che da voi ci sia un sergente di polizia. Mandatelo subito nella sala 12. Ditegli che quella caposala che devi interrogare è qui da noi. Subito! Giuberto, chiamati un e digli tenere lì la caposala il più a lungo possibile. Se mia madre venisse a saperlo, potrebbe morirne. Bene, null'altro ci riuscirebbe meglio. Buona fortuna, Giuberto. No, ma io non rimango qua da solo, eh. Certo che ci rimani, sei tu il padre del ragazzo. E quando il dottor Bondo gli era che tu eri sul balcone per fare un... che lui era sul balcone per fare uno scherzo, tu gli darai ragione. Ma il dottor Connolly non era sul balcone. Lui sta facendo la caposala, cretino. È divertente, che ne dice? Pronto? Pronto. Soccorso? Sono il dottor Connolly, la caposala lì da voi? Bene. No, non la rilasciate, mi raccomando, voglio che le siano fatti tutti i miei casi, un controllo completo. Grazie. Chi è che rompi qua? Avanti, avanti, che un po' siate, giù. Oh, credevo di trovare la caposala qui. Sta arrivando. Beh, ma lei intanto potrebbe andare da questo figliolo, dottore. Sua madre sta facendo quello che può. Ma potrebbe essere un brutto affare questo in cui si è cacciato suo figlio, sa? Ma guardi, le assicuro che è tutto un malinteso. Ah, è un malinteso, eh? Ma vedremo che ha da dire la caposala. Non si preoccupi per la caposala? È tranne che per l'aspetto, naturalmente. Signor Leslie, è un altro paziente a lungo termine. Signor Leslie, perché non torna nel suo reparto? No, mi sto bene qui. Il problema, sai, che mia moglie è riapparsa inaspettatamente. Perché la nostra? Davvero? Ma dottor Bonni, ma è venuta via quelle poco fa. Chi? Oh, c'è un coso, tu rischi di un po'. Mia moglie l'ha portata fuori di lì, lei poco fa. Sua moglie lo... Ah, ma certo, la signora Leslie! Forse devi tornare qua, si è pronta, che aveva l'aria di essere un attimo. No, mi dispiace, non può. Sta aspettando nella nostra sala, giù da basso. Come le stavo dicendo, sergente? Senta, mi scusi, ma la signora che aspetta lì, la signora che aspetta lì, è la moglie di questo paziente? A dire la verità, sergente, sono un po' confuso sui dettagli, ma... Ma quindi è lui il patrigno del ragazzo? Comunque, meglio non darmi altre preoccupazioni per il momento. Ah, certo. Certo che si è trovato la moglie giovane e attraente. Se si è trovato proprio bene, dai, complimenti. Se pensa che ha cominciato a 13 anni dietro al banco del negozio. Non state per qui da noi, sa? È il problema di avere la moglie giovane. A proposito, mi stavo dimenticando. Mio nipote lavora qui. Ma davvero? Sì, il dottor Connolly. Infatti, lo stavo dicendo al sergente Connolly. Non è vero, sergente Connolly?
Allora, per Dio, che cos'è questa emergenza? È la caposala, dov'è? Ma gli ha detto che ha fatto la prescrizione sbagliata. Esatto, ha fatto la prescrizione sbagliata. Grazie, sergente Connolly. Complimenti per la sua precisione dei dettagli, sergente Connolly. Io vado a iniziare il mio discorso. No, tu devi rimanere e congratularti col sergente Connolly. Mi congratulo con lei, sergente. Mi congratulo con lei, sergente Connolly. Mi congratulo con lei, sergente Connolly. Connolly! Non era la cosa da farsi allo zio del dottor Connolly. Zio! Oh, scusa, ho fatto degli orari assurdi questa settimana, mi scusa. No, la presa no! Insomma, ma quando arriva la vostra caposala? Già, è vero, che fine ha fatto quella maledetta donna? Hubert, vai a vedere, vai! Ma dottor Pani dove sta andando? Il dottor Pani è stato chiamato per un'emergenza. Non ha sentito circa persone che mandavano dei segnali? Assolutamente no. Oh, sono fantastico. Così silenzioso. Senta, se la vostra caposala non sarà qui entro 5 minuti, andrò io di persona a prenderla a pronto soccorso. Mi saranno cazzo. No, no, non si disturbi, sergente. Forse è meglio che vado a cercarne una. Volevo dire, a cercarla. Ciao. Un attimo! Ciao! Sei tutta specie nell'appunto. Qualcuno ha beccato visto il dottor Mortimer? Ma probabilmente è andato a fare un diretto. Ma no, è andato a cercare la caposala. Ma che cosa sta succedendo in questo ospedale? Beh, su, la nostra aspetta era mica un risultato completo. Dove è andato quell'idiota? Quale? Quello alto o quello basso sotto basso? Io ho già dovuto ripetere tre versioni diverse del mio discorso inaugurale. Nei partecipanti della conferenza ancora neanche una parola, i partecipanti stanno già facendo la pausa di 5 minuti per il caffè. Posso cercare di intrattenere il futuro ministro della sanità? Non si tratta di intrattenerlo, ma di trattenerlo. Ci penserò io. Certo, certo, che sei già tanto, Larry. Io sono bravissimo a fare discorsi comici. Non ci credo! Quindi faccio anche le imitazioni, le battute. Infatti il sergente qua mangia troppi pelati, secondo me. Ma comunque il pezzo dello spadimento è quello che mi è piaciuto di più. E a lei? Ma mi chiedo, ma cosa ci avrà preparato a lei? La tronella merce. E deve essere la caposala, finalmente. Sì, sono la caposala come sta? Oddio, con la voce di Anna Morrone. La prego, non si avvicini troppo. C'è la cantrina in ospedale. Oh. Andiamo a mille mani. È un capriccio. Allora, senta. Vorrei parlare di quel ragazzo che l'ha tirata stamattina sul cornicione della finestra. Ah, quel ragazzo! Lo stavamo scherzando. Ah, ho capito, stavate scherzando. Come stavate scherzando? Caposala, io ho assistito l'incidente e lei stava lottando con il giovane. Ma no, non stavamo lottando. Era solo un abbraccio, non calore. E forse avevo un po' esagerato con lo spumante dell'anniversario e mi era un po' eccitata. Era solo un po' eccitata, sì, certo. Mi scusi, ma in seno l'hai imbottito con le ragazze? Dunque, se ho ben capito, lei preferisce non esporre denuncia contro il giovane. No, no, infatti. Esatto. Ma vedremo che è da dire il prete. Prete? Prete? Sì. Il ragazzo ha dichiarato che c'era un prete presente quando sono successi i fatti. Non mi sembra. Certo che c'era, una monichesa con la parte dei moroni. È malato, suppongo. Non lo tratterò a lungo. Va bene, solo che... non so, che... No, no, no. Prima lo vede, prima lo disturbo, guardi. Va bene, va bene, va bene. Ma... allora, dov'è quel poliziotto? Oh, madonna. Oh, mi scusi, se la gente l'avamo sorprese tutte e due. E là lo tengo. Ma non avevano detto che ci sono dei caposella qui? No, infatti anch'io dovevo rendermi conto che c'era la caposala di Otorrino, la Ritoiatraina, mentre io sono la caposala di Chirurgia. Allora, la collega di Otorrino, la Ritoiatraina, che cosa diceva? Ma questa è la signora? No, ma...
solita scontona. Bene, ora se non volete scarmi, devo andare a cercare il prete. Il prete? Sì, il prete malato di cotta e le morroni. Sono certo che anche il prete della nostra confusione. Bene, allora se volete curarmi vado a cercare il prete. Anzi, non vado a cercarlo, ve lo manderò. E a me. Dunque, se torno a rigogliato, lei ha già dato la sua spiegazione dei fatti. Ma comunque io non riesco ancora a capire. No, non si avvicini troppo, ma se la gente se lo fa tutta la mattina nell'ala delle tifoide. Dicevo, non riesco ancora a capire come mai tutte e due si è definite proprio con il ragazzo. Ma secondo me non è riuscito a trovare le calze per imbattere le bocce, no? Stava per dirmi come ha fatto a trovarsi con il ragazzo, capostana, su! Era nella seconda sessione. Quale seconda sessione? Quella qui lei era presente con il ragazzo sul cornicione e Otorino l'ha ringoiato, gli era la prima imposta sessione. Non la seguo? Ma veramente però, mi sto confondendo. Lei si è attento che quasi ora del suo mistero, Insomma, non mi metto a dire quale seconda sessione, che racconti poco è successo. Ma stavo molto in transizione, mi sono un ragazzo, ma l'ho visto fare male. Ma... Prego. E questo la sarà vedici. E ci ho fatto tutto. Entri, padre. Non preferisco non avvicinarmi troppo, sapete, la grotta e le mollocche. Stanno cominciando. Comunque lei deve essere il famoso prete. Ebbene. Senta, lei può confermarmi che il ragazzo di stamattina non aveva intenzioni criminali durante l'incidente di cui proprio lei ne è stato il testimone stamattina? Sì, in verità. Ah, cavolo. Ma allora perché l'altra infermiera non mi ha detto niente delle due sessioni, eh? Che come sorriere? Faccio a saperlo io, trovando la rigoglia tra noi, non niente che vedere con chi ho ucciso. Forse è meglio far entrare anche l'altra caposala, che ne dici? No, la prego! No! No, voglio capire il fondo questa storia, eh? Oh! Questo è troppo, non ce la faccio più! Lavoro 24 ore al giorno, un piccolo sbaglio e subito vengo accusata in questo modo. Oh! Questo è troppo! La sirena, ci siamo in cuore! Vabbè, penso che forse, date le circostanze, posso considerare anche di seguire la mia inchiesta e portare il ragazzo giù alla polizia. Grazie, sergente. Sarai compensato nell'aldilà. Certo. Senta, prete, potrebbe farmi un favore. Dovrebbe chiamarmi il dottor Bonney. Deve assolutamente venire con noi giù alla polizia, e subito. Lasci che sia il dottor Bonney a occuparsi del suo figliastro. Lasci stare, no, prima do io il dottor Bonney giù nell'altro, io lo aspetti là, io cerco di cucina. E allora io... Secondo. La benedico. Non ti perdonerò mai per quello che combinato oggi. Perdono generale padre. Connolly, perché non ci ha detto subito che era uno zio della polizia? Mi sembrava rilevante. Che David, mi devi capire ora. Dottor Connolly, ha visto per caso mio marito? Credo che sia più da qualche parte. Lei trova che il seno è stato imbottito con le calze. Ma che ne so io? Mi faccia un piacere, riporti signor Leslie da dove è venuto. Sto quasi bene qui, eh. Perché mia moglie ed io però potessimo avere un letto matrimoniale. Lei camminando sui miei giorni mattoncini, ma prima andiamo in bagno. Santa madre in Russia! Non si preoccupi, caposala, sono io. Che spavento!
hai preso i compiti. Oh, su questo, se riesco a prendere sedia, nutro qualche dubbio. Oh, sento me tutta rotta. Si riposi un po', allora. Bene, cari colleghi neurologi, posso dare il benvenuto alla mia conferenza. Devo dire, papà, la nonna è stata fantastica. Cosa?
Ma sì, quando la capocassa se l'è presa con me, lei era un rosso! Dov'è, Hubert? Mamma! Non saresti dovuto venire più qui! Oh, sciocchezze! Se il ragazzo è di qua e andate alle noie con la polizia, ha bisogno della sua nonna! Mamma, ti prego, le cose non stanno come sembra! Oh,